E oggi finalmente si entra in barocco, non c'è vento né c'è niente, andiamo a farci questo giro a Tangeri. Allora, siamo a bordo, come vedete c'è un po' di casino, carta d'identità alla mano, biglietto alla mano, e per entrare in Marocco bisogna compilare questo documento, che è la carta d'identità marocchina, diciamo. Al ritorno bisognerà comprarne un'altra di colore giallo per entrare in Spagna. Adesso aspettiamo la fila per consegnare il passaporto e tutto qua a bordo della nave. I controlli li ho già fatti a terra e adesso anche qua a bordo bisogna fare i controlli. Vabbè. Stavo dimenticando che per entrare in Marocco, essendo con la guida turistica CUSA, ci hanno rilasciato un bollino da applicare sul giubbotto. Così appena ci vedono scendere ci pizzicano e ci accompagnano in giro. E dopo mezz'ora circa di ritardo, finalmente l'aliscafo si muove dal porto di Tarifa. È sempre fantastico vedere le manovre di uscita che ci impiegano per uscire dal porto in sicurezza. Una cosa che mi ha colpito, siccome la prima volta che viaggiavo in aliscafo, ho detto, beh, si volerà. E già dai primi metri uscito il porto andavo piano, ma dopo quando hanno aperto i motori era una bomba, veramente una figata vedere come si correva. Ormai siamo alle porte del porto di Tangeri. Fantastico, dopo 4 anni sono in Nord Africa, l'ultima volta ero in Tunisia, ed è sempre una sensazione particolare entrare in questo continente. In arabe, salam alaikum, para responder, alaikum salam. Just palabras, salam alaikum, alaikum salam. Okay? So the greeting in Arabic is salam alaikum, 2 words. You reply by start. Oh, devo dire che sono organizzati bene questo tour. Sono venuti a prenderci la dogana, stiamo viaggiando col pulmino, ci hanno fatto vedere le zone dei VIP, dove sono le ville, le ambasciate, e adesso ci troviamo in questo faro del 1200, mi sembra di ricordare. Comunque è bello, dai, ho visto un Marocco pulito, pensavo di trovarlo molto più sporco. Questa persona qua col cappottone, guarda come si chiama, il vestito marocchino, è la nostra guida. Parla francese, inglese, spagnolo e marocchino. Bene, altra sosta e siamo a vedere i dromedari, perché hanno una gobba sola, i camelli ne hanno due. Quindi adesso non ho capito se ci fermiamo 5 minuti o la gente viene accompagnata. Intanto mi guardo questo panorama di questa bellissima spiaggia, fantastica. Siamo dentro una grotta bella, ha i suoi anni, sembra 5.000 anni avanti Cristo, mi sembra di aver capito, e vedendo il mare c'è la forma dell'Africa all'uscita della grotta, è tenuta bene, curata, bella con l'illuminazione, figa. Essendo piccola è fantastica, bella. E dopo aver fatto visita alle grotte di Ercole, ci hanno portato a Tangeri a visitare la città. Bellissima, anche vedendo questi mezzi particolari.
Poi il nostro giro è proseguito nella città storica, la Medina. Entrare nella Medina c'era già un qualcosa di particolare. Pazzeschi i vicoli che ci sono, sembrava di essere in un labirinto. E vedere a destra e a sinistra i vari negozi e i loro profumi delle varie spezie che uscivano. Fantastico! Finalmente si mangia! Oh, era ora! Hospitales que trabajan vivo. Y aquí tenemos también la máquina pequeña donde se trabaja los pañuelos. Entonces el árabe como siempre, la derecha a la izquierda y derecha, la izquierda a la derecha. Entonces, abajo a bene, adesso mi trovo dentro un museo fantastico, l'arte della cultura del Mediterraneo, dicono che è carino, tutto tenuto bene, veramente bello. Che mi piace di questa cultura araba sono queste pareti qua, queste piastrelle, mosaici, fantastico, bello, da colore alla casa. Noi siamo abituati al legno, alla pittura, vedi queste qua, bello, mi piace. Eccoci qua amici, anche questo giro in Marocco è stato fatto, non sono andato avanti con l'immagine perché c'era troppa gente e so che a tanta gente dà fastidio essere ripresa, quindi vi dico due o tre cosette ancora. Allora, il giro devo dire è organizzato bene, per quei soldi che si spendono, 66 euro è organizzato bene, ti vengono a prendere alla dogana, ti portano in giro fuori Tangeri a vedere un paio di cosette, poi ti portano in città, ti portano al ristorante a mangiare cose tipiche. A proposito del ristorante, devo dire, ho mangiato veramente bene, ho mangiato del couscous con del pollo, una zuppa e un'altra cosa, delle salsicce di bue. L'unica cosa che nel giro di mezz'ora mi è successo questo, quindi fortuna che eravamo al museo, che c'era un bagno, ho dovuto correre, cosa. Quindi non so, forse il mio stomaco è troppo delicato per quelle cucine lì o cosa, anche perché ho bevuto acqua di bottiglia, quindi non ho bevuto acqua di rubinetto. Quindi va bene, non so, mangiate tranquillamente, magari se avete problemi come me, portatevi via una pastiglietta di Imodium.
Poi il giro è proseguito nella Medina, ci hanno fatto vedere vicoli, vicoletti, ci hanno fatto vedere questo locale dove lavorano i tessuti con questo macchinario vecchio che si è visto prima nelle immagini, e poi ci hanno portato in una farmacia, erbosteria, farmacia, dove che producono i loro prodotti. Infatti ci sono caduto anch'io negli acquisti, vediamo se lo trovo. Allora, no, questo no, scusatemi, che qua c'è un casino. Stoppo un attimo. Eccomi qua, trovato. Ho preso dell'arnica più argan, un prodotto che serve per le infiammazioni, per fare massaggio, devo dire che sembra che funzioni. E poi ho preso il classico tè alla menta arabo. L'avevo già assaggiato in Tunisia, è buono. L'unica differenza tra la Tunisia e il Marocco è che in Tunisia me lo davano dei bicchierini piccoli e con una fogliolina di menta. Invece qua in Marocco ce l'avevano dato di un bicchiere grande, caldo ovviamente, con pieno sopra di foglie di menta. È una bella bevanda di 70, molto dolce, però è fantastica. Poi il giro, ci hanno lasciato in giro liberi per un'ora e mezza, se non ricordo. Io con l'altro ragazzo italiano che eravamo insieme siamo andati in giro, abbiamo rischiato di perdersi perché è arrivata una persona, perché quando vedono i turisti, sì, qua ti arrivano addosso, tentano di venderti di tutto, di più, di farti la guida della città. Noi abbiamo detto no, guarda, no, ma che sappiamo dove andare, devo andare, insomma questo qua tra una roba e l'altra ci ha fatto perdere la strada, mancava poco che non raggiungevamo il gruppo all'appuntamento stabilito perché ci stavamo perdendo. Fortuna che ho della buona memoria fotografica che... e siamo riusciti a... ovviamente questo voleva avere dei soldi, ma noi siamo pompati via e l'abbiamo lasciato lì, siamo andati via. Poi un'altra cosa, dicevo, in centro ti tendono di vendere di tutto, di più, scarpe, tessuti, quello. Attenzione che qualcuno propone anche un po' di fumo. Il Marocco è famoso anche per quello e più volte mi è capitato 2-3 ragazzi che sono arrivati di vicino, vuoi hashish, vuoi fumo? E quindi occhio anche a queste cose qua. Va bene, io spero che questo video vi sia stato utile con qualche informazione, avete visto qualcosa di nuovo. Io vi rimando tutti al prossimo video. Ciao ciao.